Ciao, sono Leonardo. Viva l'orto che ci mantiene giovani! In questo video, la coltivazione dei finocchi. Questi sono una varietà locale di finocchio romanesco che ho piantato per fare il seme. Al secondo anno, rispetto all'anno di semina, vanno a fiore perché il finocchio è biennale. Qua ancora il fiore si deve trasformare in seme. Oggi incomincio a raccogliere i semi di finocchio. La maggior parte delle ombrelle vediamo che sono verdi. I semi, questi sono i semi e i semi sono verdi ancora, quindi queste non sono da raccogliere, però c'è qualche ombrella in cui i semi sono marroni e quindi bisogna raccogliere perché altrimenti cadono. Quindi la raccolta dei semi del finocchio è molto scalare e dura molto tempo. Man mano che le ombrelle si maturano, cioè i semi diventano marroni, come questa, bisogna raccogliere e tagliarli. Questa ombrella, ad esempio, la dovevo raccogliere prima, tutti i semi sono caduti, vedete? Oppure questa qua, dove alcuni semi sono caduti, ma ancora la maggior parte dei semi ci sono. Ecco alcuni semi che ho tolto dalle ombrelle. Con i semi raccolti l'anno precedente procedo alla semina su telarino da 104 alveoli con terriccio biologico. Qua con le dita premo molto in ogni alveolo e poi con una tavoletta premo ancora, premo e una volta premuto pareggio sempre con la stessa tavoletta il telarino. Poi con il manico di un trapiantatoio faccio le fossette per mettere il seme. Con una canna tagliata a metà metto al suo interno i semi e con un attrezzo per le unghie, diciamo così, ma può essere usato qualsiasi altra cosa, semino in ogni alveolo, ci metto 2-3 semi, in media 2 semi, in modo che poi quando germino ne lascio soltanto uno. Però può darsi pure che in un alveolo, anche se si metto 2-3 semi, ne germina soltanto uno. Ecco perché ci metto più di un seme. Qua ho finito. Ecco, uno sguardo più da vicino. Sopra rimetto il terriccio con la tavoletta, pareggio bene senza premere questa volta. Ecco, dopodiché do l'acqua e la prima volta bisogna dare una dose generosa d'acqua, bisogna proprio bagnare molto molto bene. Dopodiché ci metto gli stracci da pavimento umidi. 13 luglio, i finocchi sono germinati, poi procederò al diradamento lasciando soltanto una piantina per alveolo. Qua il primo piano dove metterò i finocchi insieme ai cavoli, una panoramica per vedere anche tutto il terreno, che dove non coltivo lascio crescere l'erba spontanea e questo serve per far riacquistare la fertilità al terreno. Qua procedo alla trinciatura delle erbe spontanee. Ed ecco qua, lavoro finito. Qua si vede come ho proceduto al diradamento, lasciando soltanto una piantina per alveolo. E sopra ho messo quella rete per proteggere i telarini da gatti e uccelli.
Il 2 agosto procedo a una concimazione organica con un prodotto derivato da letame bovino e avicolo, prodotto biologico. Qua lo distribuisco nel terreno, in questo appezzamento che è circa di 1000 metri quadrati, e ne distribuisco circa 2 quintali, quindi come se fosse 20 quintali a ettaro in proporzione. L'importante è quando si distribuisce, distribuirlo uniformemente a tutto il terreno. Qua, dopo aver dato il concime organico con una fresatura, lo interro nei primi centimetri del terreno, no? Dove poi gli ortaggi che metterò qua ne usufruiranno. Ecco, continuo la fresatura e qua sono al termine della fresatura su tutto l'appezzamento. Agosto, le piantine nei telarini crescono, ma ancora è presto per piantarle a pieno campo, sono ancora un po' piccole le piantine. 13 agosto, ecco, qua incominciamo a esserci per l'appiantamento a pieno campo. Qua infatti ho messo il filo a 70 cm dall'ultima fila dei cavoli. Qua estraggo tramite un legnetto le piantine dal telarino. Facendo attenzione a non rovinare le radici. E qua incomincio il piantamento a pieno campo, controllando il filo che non si sposti. Le piantine le metto circa a 15 cm più o meno l'una dall'altra. Qua continuo il piantamento e qua a lavoro finito. Poi do l'irrigazione dal 13 agosto al 30 settembre circa. Ho fatto 6 irrigazioni. Qua siamo in 3 settembre, le piantine crescono. Viste di lato, 10 settembre, ancora più cresciute. La seconda fila a destra dei cavoli oltre i finocchi, è la seconda semina dei cavoli e li ho messi a 70 cm dai finocchi. Qua siamo il 27 settembre, una visione dal basso e di lato e i finocchi crescono. 30 ottobre, i finocchi sono sempre più grandi. Questa è una giornata molto ventosa e anche i cavoli a destra e a sinistra sono cresciuti e proteggono i finocchi dalla luce. Ecco perché io non li rincalzo, i finocchi, perché vengono bianchi, perché fra l'erba e i cavoli che stanno a destra e a sinistra vengono bianchi senza bisogno di rincalzarli. Ecco, qua siamo il 15 novembre, qua incomincio a raccoglierli. Poi man mano che procede la stagione, verso gennaio e febbraio, continuano a crescere, però il grosso, diciamo la quantità maggiore, la raccolgo fra il 15 novembre e fino alla fine dell'anno. E qua siamo a settembre dell'anno successivo. Anche i finocchi che ho raccolto riescono ad andare assieme e questo è un primo piano di un ombrello. Io vi saluto, questo video è finito, vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace,
a fare domande e commenti. Viva l'orto che ci mantiene giovani!